Salve a tutti. Metacomunicazione, non metapolitica. Oggi vi parlerò dei social network. Voi dite, sappiamo già cosa sono i social network? Forse no. O perlomeno, ve ne darò una lettura un po' diversa. Avrei da dire tante cose, cercherò di stringerle un po' e di renderle più semplice possibile. Mi scusi chi conosce un po' la materia se banalizzerò alcuni aspetti, però è giusto per cercare di far passare l'informazione. Partiamo dall'inizio. Come sono nati i social network? Cioè che cosa erano quando sono nati? Uno dice, cazzo, tutta la storia deve farci. No, una cosa brevissima. Erano un posto dove rincontravi i tuoi amici del liceo, o quelli con cui avevi fatto il militare, o la ragazza che avevi conosciuto in Grecia a quella vacanza, no? E allora magari tu dicevi, siamo lontani, non ci siamo mai più visti, però dentro lì li ritrovo e ci faccio quattro chiacchiere, evviva. E questo era il motivo per cui gli utenti all'inizio hanno aderito ai social network. Ma chi faceva i social network ovviamente non è che diceva, che bello, voglio far incontrare tra loro quella gente perché mi piace. Diceva, lo farò perché ci guadagno qualcosa. Cosa ci guadagnavano? All'inizio ci guadagnavano nel raccogliere le informazioni, no? Su queste persone che naturalmente davano e mettevano in condivisione, per fare delle politiche di marketing mirato, cioè cercare di trovare il modo ottimale di raggiungere una clientela e fargli vedere dei prodotti, dei beni, dei servizi che loro poi compravano, acquistavano. Quindi chi voleva vendere quei beni e servizi metteva le inserzioni sui social e via così. Questo era all'inizio il social network e uno può anche dire che bello, una gran figata. Molto in fretta ha cominciato a svilupparsi tutta un insieme di dati, di studi su quello che stava accadendo con questo scambio di dati e su quello che si poteva ricavare e scoprire da questo scambio di dati. E lì sono cominciate a iniziare delle cose totalmente diverse e sempre più complicate. Diciamo che passiamo subito alla fase in cui i social network hanno capito che c'erano degli strumenti con cui potevano disciplinare il comportamento degli utenti. Ora, sappiamo tutti che quando delle persone si associano, si raggruppano, dovunque si raggruppano hanno bisogno di qualche regola, altrimenti non si capisce più un cazzo, no? Cioè se semaforo ti dice verde passo, rosso mi fermo, così evitiamo di sbattere con le macchine. È ragionevole. Per cui anche nei social network hanno detto facciamo delle regole e hanno messo delle regolette di buon senso, diciamo, e tutti hanno detto figata, stiamo d'accordo, ci fanno vivere meglio. Solo che poi c'era chi non rispettava le regole, allora dice cosa facciamo a chi non rispetta le regole? Beh, ovviamente gli cancelliamo, non so, tipo il post dove non la rispetta, oppure se proprio continua a non rispettare lo buttiamo fuori. E ancora uno dice, beh sì, fine dei conti, se uno continua a passarmi col rosso gli ritiro la patente, no? Sembra tutto logico, tutto, diciamo, ragionevole. Comincia a cambiare quando ti rendi conto di che cosa sono diventati i social network. Io sono del 1970. Io mi ricordo che quando ero ragazzino io ci si vedeva tipo al bar della Coop, oppure un altro bar, oppure anche alle panchine del parco e si chiacchierava. Adesso è impossibile anche chiacchierare, anche perché con la museruola non capisci un cazzo, parli, ma che cazzo stai dicendo? Per cui, e poi devi stare a distanza di metri oltre che mascherarti, quindi diventa molto complicato avere una vita sociale. Ma grazie al cielo, i social network da un bel po' ci permettono di parlare con chiunque, anche con un aborigeno dall'altra parte del mondo, e poi come ha detto il famoso comico, che cazzo avrò mai da dire all'aborigeno? Ecco, noi invece c'è qualcosa che abbiamo da dire all'aborigeno, e qui sta lo sviluppo importantissimo che non molti hanno notato e sottolineato, uno degli sviluppi. I social network, quelli maggiori, ma anche quelli non tanto grossi, anche quelli un po' minori, raccolgono milioni e in alcuni casi appunto miliardi di persone che fanno quello che facevamo noi al bar. Solo che noi al bar eravamo in tre o in quattro, adesso invece sono 100.000, 12.000 alla volta, no? Che cos'era quello che facevamo al bar, alla piazza? Chiacchieravamo, confrontavamo opinioni su quello che era capitato a noi o su quello che era capitato di grosso nella cittadina oppure su quello che capitava a livello nazionale o anche mondiale, no? Discutevamo, che ne so, della corsa agli armamenti. E cosa nasceva da tutte queste micro discussioni in tutto il mondo? Una roba magica che avete sentito tutti ma che pochi sanno che cazzo sia, che è l'opinione pubblica. Ora, qualcuno forse ricorderà che nelle democrazie, per come erano state pensate, il popolo è sovrano. Ma come si esprime il popolo? Con l'opinione pubblica. Quindi l'opinione pubblica non è chiacchierano o così di cazzate, no? È decidono che come deve funzionare il mondo, cosa ci piace, cosa no, e quindi in che direzione poi i governi, che dovrebbero nelle democrazie rappresentare quello che noi vogliamo, no? Che il popolo desidera,
dovrebbero adattarsi a questo, dovrebbero adattarsi all'opinione pubblica. Ecco, noi oggi ci troviamo con l'opinione pubblica in tutto il mondo, neanche in un paesino sfigato e basta, in tutto il mondo, nei social network gestita dai privati. Cioè, alcune persone che non sono elette da nessuno, non sono controllate da nessuno, non hanno nessun limite di nessun genere dall'inizio alla fine, sono i proprietari dei mezzi con cui tutto il mondo crea l'opinione pubblica, che poi è quella che permette a tutti i governi di fare tutto quello che vogliono, no? Cioè, se l'opinione pubblica si opponesse in maniera radicale, per esempio, al fatto di dover vivere con una museruola o di non poter uscire di casa perché dopo le 10 il virus ti uccide, perché insomma viene dal pipistrello magari di notte, insomma questa roba, ecco, se l'opinione pubblica potesse esprimersi su queste cose qua concretamente, i governi dovrebbero obbedire all'opinione pubblica, perché è così che funzionano le democrazie. Ma se l'opinione pubblica tenta anche di esprimersi, ma i proprietari dei social network dicono no, questa roba meglio di no, allora succede una cosa curiosa, cioè che l'opinione pubblica continua a esistere, ma dice solo quello che qualche privato ha deciso che può dire. E questa è la situazione in cui stiamo vivendo adesso, cioè non è un film di fantascienza tra 10 o 15 o 50 anni, no, quelli che fanno su Netflix, è quello che sta succedendo in questo momento. Allora, il primo punto importante da capire è, uno, che i social network sono diventati il posto, e saranno sempre di più il posto dove si forma l'opinione pubblica, che si forma come? Con il dibattito, con io che dico una cosa, lui che dice una cosa, lei che dice una cosa, e ci confrontiamo. Andiamo d'accordo, andiamo d'accordo, gli altri ascoltano, intervengono, e poi da lì emerge sta cosa, l'opinione pubblica. Ma se qualcuno decide che io non posso più dire un cazzo, ecco che io esco dall'opinione pubblica. Ma chi ha deciso che Stefano Re non deve più far parte dell'opinione pubblica mondiale? Cioè, con che diritto? Da dove arriva sta roba? Chi è che può decidere che tu sì, lui no, lei un po' sì, oggi sì, ma domani no, basta. E poi su cosa possiamo parlare? Cioè, adesso decidono quali sono le cose di cui possiamo parlare. Rendetevi conto, cioè, ora uno qui mi potrebbe dire, beh, un attimino, quelli che difendono sta cosa dicono i social network sono privati perché qualcuno ci ha investito, è roba loro, appunto è una roba privata, quindi tu che cazzo vuoi? Cioè ti offrono pure il servizio, se lo vuoi lo usi, se no ti cacciano, ma c'hanno tutte le ragioni. Ecco, no, perché privato non vuol dire onnipotente. E questo dovremmo imparare, ricordarcelo tutti, perché è una roba che abbiamo già vissuto e stravissuto. Quando c'è stata la rivoluzione industriale, chi aveva su un pezzo di terra per caso, per calcolo, era stato furbo in anticipo, trovava un giacimento di carbone o di ferro, ha detto wow, sono a posto, cosa devo fare? Soltanto metterci qualcuno a scavare, no? In modo che lo tira fuori, lo vende, adesso vende da matti e divento ricco, e difatti sono diventati ricchi. E allora cosa facevano? Dicevano guarda, devi scavare 18 ore, meglio se sei un bambino, e basta, no? Uno dice guarda, crollano le cose, muore la gente, che cazzo me ne frega, cioè, prendo altri schiavi e si ricomincia. Ed è andata avanti così per un po', perché in quei casi appunto privato voleva dire onnipotente. Poi a un certo punto cosa è successo? Una roba incredibile, cioè, noi oramai non sappiamo più cosa sono, perché abbiamo solo le versioni attuali, che sono una cosa, una roba, sono i sindacati, cioè della gente che lavorava e che moriva crepando nelle miniere, che ha detto basta, cioè se continui a far così noi ti rompiamo le ossa legnate, oppure ti impediamo di andare avanti a vivere in questo posto, perché no. E alla fine ha dovuto trovare degli accordi, e ecco che è arrivato lo Stato, che ha detto hanno ragione, bisogna mettere delle garanzie, dei limiti a cosa? Al potere dei privati. Ok, noi siamo oggi in questa situazione, ci sono i privati che hanno queste miniere enormi, che sono quelle dove anziché scavare il carbone scavano l'opinione pubblica, e che decidono chi ci può parlare, quanto a lungo ci può parlare, in che modo, in che condizioni, a seconda di come si svegliano al mattino, e anche ovviamente di cosa si può parlare, per cui ci sono argomenti di cui si può parlare, ma altri no. Perché non si può, e basta, l'ha deciso Zuckerberg. Ma chi cazzo sei? Cioè, ecco, questa è la situazione. Allora, noi avremmo bisogno di sindacati della libertà di parola, di espressione dell'opinione pubblica, che spingessero gli stati a ricordarsi che non siamo nella situazione del 1800, che non c'erano ancora regole sicure. Noi oggi abbiamo delle regole di riferimento molto chiare. Per esempio, noi abbiamo una roba che si chiama Costituzione, vabbè, insomma, la citiamo come se fosse un mostro preistorico, perché, cioè, è caduto un po' in disuso, però ecco, c'è un articolo in cui dice esplicitamente che è diritto di ogni singolo individuo qui esprimere la sua opinione con ogni mezzo, quindi si fa riferimento per esempio allo specifico, visto che non esistevano gli altri mezzi, c'era la parola, ma il mezzo stampa specificamente,
senza limitazioni, e che è vietato fare qualsiasi tipo di limitazione o censura a questa espressione, perché è un nostro diritto, punto. Cioè, ed è inviolabile. Addirittura l'articolo della Costituzione poi specifica dicendo, perché lo fa sempre, no? Potrebbe esserci un'eccezione a norma di legge che deve essere, uno, accompagnata da un atto dell'autorità giudiziaria, si chiama sequestro, ok, di una cosa, motivato, ok. Tutto questo però riguarda la possibilità che quell'espressione di opinione configuri un reato, cioè violi una legge, e si può fare solo con attuazione di un atto dell'autorità giudiziaria. Qui no, qui c'è Zuckerberg che dice, c'è le regole della community, quindi tu non puoi parlare di questo, e io ti mando un algoritmo, neanche più un essere umano, cioè almeno con un essere umano, anche magari un po' stupido, ma poi vorrà parlarci, ma con un algoritmo che cacchio gli dici? No, guarda che non ho mai istigato il suicidio, ho tradotto un articolo che diceva buttarsi dai ponti ci si fa male, istigazione al suicidio, sei stato bannato dalla comunità internazionale, non puoi più parlare per 3 mesi, perché ma che cacchio succede? Cioè, no? E noi siamo completamente nelle mani di questa roba, completamente, e nessuno fa un cazzo. Cioè, noi abbiamo un governo, abbiamo sempre avuto un governo, queste robe stanno succedendo dal 2010, caspiterina, non si sono accorti in 10 anni che stanno cancellando il diritto di opinione individuale? Non è che qualcuno ha pensato, scusate signori amministratori di social network, dovremmo parlare con voi, c'è un problemino, noi abbiamo la Costituzione, dovreste rispettarla, quindi fateci un favore, prendete le vostre regole della community fuori dalle palle e metteteci gli articoli costituzionali, no? E quando qualcuno dei vostri solerti moderatori, perché è giusto che facciano servizio di sorveglianza e di attenzione, no? Becca delle opinioni espresse che violano le leggi, nostre leggi, ok, non regole del cazzo, ok, allora cosa fate? Chiamate l'autorità giudiziaria e dite, c'è quello là che viola sta roba, ecco il log, ecco i dati, andate e perseguitelo legalmente. Quello che succede qua, qui in piazza, noi possiamo, libertà di parola, dire quel cavolo che vogliamo. Se io poi dico delle cose che costituiscono reato, loro correttamente possono intervenire, anche d'urgenza eventualmente, se pensano che sia gravissimo, se no con un atto motivato dall'autorità giudiziaria. Questa è la legge, così si vive nello stato di diritto. Non ho sentito, ma grazie. Se ci fosse, vabbè, cioè, è bello auspicare anche, no? Beh, bisogna dire, la diceva prima Alicia, stiamo nella speranza, restiamo nella speranza, continuiamo a reiterare la speranza. E allora lottiamo. Voi dite, cacchio, che panorama brutto che ci stai disegnando. Ecco, non ho neanche iniziato. Che adesso arriva la parte più bella, cioè più brutta, ma che è un po' come, sapete, il cinema del grottesco. Quando vedete quelle scene che sono talmente orribili che poi a un certo punto ti metti a ridere. Ma non per altro, continua a essere orribile, ma tu non puoi più scivolare più in basso nell'orrore, allora scatta la risata liberatoria, no? Ecco, questo è, se voi cominciate a vedere, un altro aspetto dei social network. Cioè che mano a mano che si ingrandivano, raccoglievano informazioni, usavano, vendevano informazioni per vendere prodotti, hanno scoperto che alcuni dei meccanismi che si possono usare nei social network possono avere degli effetti molto interessanti su come funziona il nostro bel cervello, quindi su come noi poi reagiamo a livello neurobiologico. Questa roba qui, per inciso, non la dico io, la dice uno dei fondatori di Facebook, che vieta ai suoi figli e alla sua famiglia, come quasi tutti quelli che sono i fondatori di Facebook, di usare i social network, ed è stata anche poi studiata e pubblicata su diverse riviste di neurobiologia, di cui io non so cazzo, non è il mio tema, il mio argomento, le ho lette, le ho viste, ci ho capito qualcosa, pochino, spero, però non li commento, non entro in questa cosa, chi volesse approfondire può trovare tranquillamente queste pubblicazioni. Io vi dico solo in breve gli elementi, diciamo, più interessanti per il discorso che sto facendo, che sono emersi. E ve li semplifico appunto al massimo. Voi tutti sapete che cos'è un like. Pollicione. Il senso è ragionevole. Su un social network uno scrive una roba, a un altro questa roba gli piace, anziché tutte le volte scrivere bravo, grazie, mi piace quello che scrivi, faccio pollicione direttamente per dire guarda, sono d'accordo, lo trovo interessante. Allora, che cosa sono a livello metacomunicativo, qui entro nelle mie competenze, i pollicioni? Si chiamano feedback di attenzione.
E qui c'è un piccolo inciso, anche qui cercherò di essere semplice, banalizzerò un po'. Gli esseri umani costruiscono quella che chiamiamo percezione di realtà, il mondo in cui viviamo, che significato ha, e percezione di identità, cioè chi sono io dentro questo mondo, uno buono, uno cattivo, ho un ruolo, eccetera, li costruiamo proprio sui feedback di attenzione. Per fare un esempio ancora banalissimo, semplicissimo, se io dico, caspita, fa un freddo cane, e voi tutti insieme mi gridate in mille, quel che siete, non so, no, si muore di caldo, il mio feedback di attenzione è negativo, non sarò così sicuro della mia percezione di realtà che diceva che era freddo, cioè forse mi sto sbagliando. Se invece tutti dite, caspita, è vero, fa un freddo cane, viene confermato e nella mia testa si rafforza l'idea che faccia veramente freddo. Questo, sia chiaro, è indipendente dal fatto che qui ci siano 600 gradi o meno 30 gradi, non cambia niente, è solo un processo mentale, confermo o disconfermo la mia percezione di realtà. Perché ho voluto fare questo piccolo excursus tecnico un po' noioso? Perché i pollicioni che raggiungiamo su Facebook altro non fanno che confermarci o disconfermarci il dato di realtà e di identità. Per dire, molti ricorderanno quella moda che c'era, tipo vado in vacanza, no, metto la foto fuori della vacanza, oppure ho mangiato questo piatto, ecco la foto del piatto. Ecco, diventa molto più reale se ha molti più pollicioni sotto. Se invece uno non mette proprio la foto, ha un po' la sensazione che forse non c'è neanche andato in quella vacanza, magari se l'ha immaginata. Perché la realtà viene definita dal livello di feedback. Questo non è per i boccaloni. È così che funziona il cervello umano, cioè proprio è così e basta, non è che ci si può opporre e dire no, ma io sono molto intelligente, me ne frego dei like. Certo, a livello cosciente sì, ma a livello inconsapevole no, funziona così. Perché però è così forte il tipo di impatto che arriva dai social network e dai feedback di attenzione sui social network? Perché quando parlavo prima di andare al bar, ecco, uno nella sua giornata quante volte poteva, con quante persone poteva confrontarsi mediamente? Ora, a parte le rockstar, cioè mediamente una persona si poteva confrontare con una decina di persone in una giornata e quindi poteva avere 10 feedback di attenzione, positivi, negativi, eccetera, no? Adesso entra in un social network e in un quarto d'ora ha 16.000 risposte in un grosso gruppo. Capite la differenza, l'impatto? Cioè, da un lato ci sono 10 persone nell'arco di 15 ore che ti confermano che fa freddo, dall'altro in 12 secondi 15.000 feedback, ok? Che pesano sul tuo cervello in quel modo. Quindi, di fatto, la realtà dei social è una realtà più potente per il nostro cervello, più affidabile per il nostro cervello di quella che viviamo nella vita quotidiana. E questo a livello neurobiologico. Cioè, non è una scelta, una decisione nostra. È proprio così che funziona il meccanismo. Ecco, qui i proprietari dei social network se ne sono accorti e hanno detto, orpalina, abbiamo trovato una miniera d'oro. Perché? Perché così, decidendo, influendo su quanti feedback di attenzione ti arrivano, loro possono istruirti ad andare in una direzione o nell'altra. Prima di tutto istruirti a che cosa è vero e cosa no, a chi sei tu o a chi non sei tu. Come lo fanno? Ancora con metodi tecnici. Ce n'è uno che io chiamavo nerfing all'inizio perché non conoscevo il termine che veniva usato specificamente, mi dicono che si chiama in realtà shadow banning. Comunque, molto semplicemente, tu fai un post, se quel post rispetta non tanto le regole della community, che oramai sono più un paravento, quanto quello che negli algoritmi è permesso che venga rispettato, allora gli viene data la visibilità più o meno normale. Più si discosta dalla verità così come vuole essere disegnata, più diventa invisibile, il che non vuol dire che te lo cancellano proprio, lo fanno anche quello, ma quella è la forma estrema di censura, è una cosa molto più sottile, te lo rendono un po' meno visibile, quindi se tu hai 100 amici che hanno cliccato segui, quindi 100 persone dovrebbero vedersi il tuo post, in realtà a seconda di quanto l'algoritmo si incazza col tuo post, glielo fa vedere solo di quei 100 a 80, o magari a 70, o a 60, a 30, fino a 10, ok? Quindi tu un giorno fai un post con un gattino, hai 100 amici, hai 100 like, il tuo cervello si becca 100 feedback di conferma sul fatto che postare gattini è cosa buona, giusta e bella. Il giorno dopo fai un post dicendo, cazzo, è morto uno dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca, e su 100 persone che dovrebbero vedere quella roba e darti un feedback, te ne rispondono due. Il tuo cervello
che a te piaccia o no, perché non è una cosa cosciente, è una cosa inconsapevole, conclude che parlare di quell'argomento non è gradevole, non è gradito. E quindi sottilmente tu sei portato a non volerne più parlare, pensando che tanto non interessa, non piace. Mettiamo altri gattini. Cazzo, questi ci stanno riprogrammando il cervello. Pensate ai ragazzini più piccoli, perché qualcuno di voi ha una certa età, magari i social esisteva da prima dei social, si ricorda ancora quando aveva un feedback di realtà basato su altri elementi, adesso magari diffida addirittura, no, della rete, roba strana, no, un po' digitale. Ma pensate ai ragazzini, loro ci vivono dentro, ci nascono dentro, per loro la realtà è quella. Postano il gattino, 3000 like, parlano di un argomento un pochino più pesante, 2 like. E il loro cervello dice, piantala, cretino. Allora vedete che non è più neanche vendervi un cazzo di massaggio cinese. Qui è modificare dentro il vostro cervello ciò che può essere pensato e ciò che non è più regolare pensare. E di nuovo, lo stanno facendo dei privati, fuori dal controllo di chiunque, senza nessuna legittimazione, senza nessun limite. Questi domani decidono che non si può più dire, non lo so, che vuoi bene alla mamma, finita lì. Tutte le volte che scrivi di tua mamma, boom, vanno giù i feedback e tutte le nuove generazioni imparano che cazzo non va a parlare della mamma, una roba brutta, antipatica, non si fa. Ed è finita lì, non c'è più l'amore per la mamma. Non sto scherzando, cioè, sono ovviamente estremizzazioni, ma è lì che stiamo puntando. Ci addestrano come cani. E se dici queste cose, sei un complottista. È bellissimo, perché, caspita, cioè, uno non è che dice, vabbè, le sto inventando, andate a vederle. Cioè, ci sono i dati, ci sono gli elementi, non sono immaginazioni. È che però non è il caso di parlarne, anche perché se provate a parlarne sui social network avrete un like. Vabbè, ci sarebbero 3 milioni di altre cose, però non voglio neanche rubare spazio ad altri, lascio la parola. Una cosa, soltanto giusto a margine, io penso che oltre a individuare i problemi, bisognerebbe anche nel limite del possibile, perché non è che siamo dei geni, provare a proporre delle possibili strade o vie verso una soluzione. Ora io non so quanto sia una strada praticabile o meno, però l'ho già fatto e lo rifaccio. Un caldo invito a avvocati e stravocati che lottano per la libertà a dedicare un minimo di tempo, magari a pensare di fare un'azione collettiva per tutti gli individui che, almeno in Italia, visto che c'è la nostra Costituzione, che ha un articolo ben specifico al riguardo, abbiano voglia di unirsi in un'azione collettiva contro i social network, denunciandoli per violazione dei loro diritti costituzionali. Basta che vi abbiano bannato un post, sospeso una volta, e già la violazione teoricamente c'è, si tratta di vedere se poi un giudice decide di riconoscerla. Però ecco, questa è la mia proposta concreta. Con questo vi saluto, grazie a tutti, continuate a resistere.